Ricordi di famiglia. Raramente capita di dover scrivere la propria biografia. Ci si aspetta di solito che si raccontino episodi edificanti e sintomatici del futuro, predizioni di un certo miracolismo. Io premetto che non ho queste risorse né queste possibilità, quindi sarò semplicemente il più possibile fedele alla realtà, per quella che mi è stata raccontata per gli anni della mia infanzia e alla mia memoria, per quella che ho vissuto in seguito. Immaginiamo intanto il territorio in cui sono nato, un territorio collinare, a circa 300 metri di altitudine sul livello del mare Adriatico, le Marche. Immaginiamoci poi nella provincia di Ancona un castello con le mura castellane, la porta d'ingresso, la chiesa parrocchiale e le case di campagna, poste ciascuno al centro di un podere più o meno grande. Ecco, io sono nato in una di quelle case di campagna, il 6 di giugno del 1928. Era un tempo dell'anno in cui mio padre e i miei fratelli più grandi erano al lavoro. Mio padre, in modo particolare, quella mattina si era alzato molto presto e si era recato in un campo lontano un paio d'ore di cammino a piedi. Mia sorella, che era la portatrice della notizia a mio padre, mi racconta che sono nato verso le 9 del mattino, con la levatrice in casa, come si usava allora. Appena nato, mia sorella ha lasciato mia madre e la levatrice ed è corsa ad annunciare a mio padre la nascita di un figlio maschio. Naturalmente allora non c'era l'ecografia e non si aveva modo di sapere prima se era maschietto o femminuccia, ma lo si scopriva al momento della nascita. Quindi è corsa da mio padre, tutta giuliva, portando la lieta notizia che era nato il numero 6 della famiglia, un bel maschietto.